mostra di Laura Goroni è una mostra di disegni, di pastelli, e la costante di questi pastelli è la rappresentazione del corpo femminile. Una delle possibili chiavi di lettura, che è cara anche a Laura, è quella appunto del corpo danzante, il corpo femminile a volte in pieno movimento, a volte invece in uno stato di concentrazione che è anche riflessione e caricamento di energia. Nella mia presentazione, che ha trovato Laura sostanzialmente d'accordo, io suggerisco una chiave di lettura che è quella della danza. La danza come pratica liberatoria, anzi qualcosa di più di una pratica liberatoria del corpo. E secondo me la bellezza di questi disegni consiste nel fatto che il segno di Laura è un segno leggero, è un segno cioè che si accompagna a questo senso di fisicità liberata. E penso che adesso Laura potrebbe aggiungere lei qualche cosa. Ma io direi che quello che già Cavallina ha espresso rappresenta già quello che io graficamente ho cercato di rappresentare. Lui ha saputo magnificamente con la penna tradurre nel suo testo quello che io ho voluto dire. Un segno aperto, un segno di movimento e, come lui l'ha definita, la joie de vivre, che è il titolo poi dell'opera di Matisse. La mostra si trova alla Corte, al Caffè La Corte e anche al Sogna Libro, entrambi in via Saraceno. In uno sono rappresentate le donne al Caffè La Corte e invece al Sogna Libro le panchine, dal 26 di gennaio per 2 mesi fino al 31 di marzo. Ciao, io sono Anna Rambaldi, sono il segretario dell'associazione Procivarci San Carlo. È un gruppo di persone che si è costituito il 4 giugno, quindi a pochi giorni dal terremoto dell'Emilia Romagna, e ci stiamo occupando di ricostruire il parco urbano di San Carlo e di fornire attrezzature per la nuova palestra della scuola elementare della nostra frazione. Laura Govoni è una nostra socia e ci sta dando una mano a perseguire i nostri obiettivi. Infatti siamo qui quest'oggi alla presentazione della sua mostra perché si è gentilmente offerta di mettere in vendita uno dei suoi quadri intitolato Precarietà, appunto per contribuire al finanziamento delle nostre attività. Il suo quadro infatti è stato messo ieri sera in vendita su eBay e il ricavato appunto verrà utilizzato per la ricostruzione del parco e la fornitura delle attrezzature della scuola. Quindi ringraziamo Laura e allo stesso modo tutti coloro che ci stanno aiutando ad aiutare San Carlo. Grazie mille.